Eccoci, buonasera. Allora, i magistrati di Napoli rispondono a Berlusconi dicendo ci sono quattro giorni possibili, 15, 16, 17, 18 di questo mese, poi dopo, se Berlusconi non si farà ascoltare da noi, potremmo anche disporre l'accompagnamento coatto. Quindi un vero e proprio braccio di ferro tra la procura napoletana e i legali del Premier. Come noto, Berlusconi doveva essere sentito oggi, invece è andato in missione in Europa, Strasburgo e Bruxelles, mentre i suoi legali inviavano una memoria, che non è difensiva, perché in realtà Berlusconi non è indagato, dovrebbe essere parte offesa, ma non si chiama memoria offensiva, ovviamente. Una memoria che evidentemente non è bastata ai magistrati di Napoli. Mentre appunto Berlusconi era in Europa, presso le istituzioni europee, a spiegare, a raccontare la manovra e ha raccolto obiettivamente pareri positivi da parte di Van Rompuy e di Barroso, i leader del Consiglio Permanente e della Commissione Esecutiva della stessa Unione Europea. E anche le opposizioni italiane nell'Europarlamento e le altre opposizioni in realtà hanno rispettato, diciamo, la missione italiana. Non ci sono state le manifestazioni sperate o temute, dipende dai punti di vista, all'Europarlamento. Bisogna anche dire che in questa giornata si è capito che si giocava comunque col fuoco. Le borse hanno fatto su e giù in un'altalena e con oscillazioni da meno 2 a più 2, da meno 2 a più 2 ancora per cento, e lo spread, soprattutto il differenziale che ormai ben conosciamo dei nostri buoni del tesoro decennali rispetto ai Bund tedeschi, era arrivato fino a oltre 400 punti, 407 punti, al di là della soglia non solo psicologica di rischio Grecia, chiamiamolo così. Poi tutto si è sgonfiato nel momento in cui si è saputo che la manovra sarà votata definitivamente domani sera dalla Camera, e le borse hanno cominciato anche a andare molto meglio, e quello spread è finito attorno a 380, che resta però ancora una soglia molto molto alta. E le opposizioni fanno quadrato compatte contro la manovra, ma lasceranno che passi per senso di responsabilità, ma in compenso sono molto divise al loro interno su una serie di problemi e di questioni del dopo. Da una parte c'è Casini, dall'altra ci sono Di Pietro e Vendola, e come sappiamo in mezzo c'è Bersani, e il discorso della coperta che è giusta per fare l'opposizione, ma poi sarà troppo corta per fare una coalizione di governo. Ma questo è un discorso che chi conosce la sinistra sa non è certo nuovo. Poi però vedremo come bussano alla porta le questioni giudiziarie, non solo per il Premier. La Lega ha sorpreso almeno in parte gli osservatori, dirà compattamente no all'arresto di Milanese quando la Camera dovrà votare tra circa una settimana, e già domattina quando la giunta competente darà il suo parere per l'Aula. Quindi i leghisti dicono no all'arresto di Milanese, e Bossi precisa: non ci piace far arrestare la gente. Insomma, c'è tutto questo e c'è tanto altro in una giornata tesa e convulsa, una giornata che noi facciamo iniziare ovviamente con i titoli. Cinque giorni per fissare l'appuntamento. I PM di Napoli aspettano di sapere giorno e ora in cui Berlusconi deciderà di rispondere alla loro convocazione tra il 15 e il 18 settembre per riferire in veste di persona offesa sul caso Tarantino. Se non lo facesse, i magistrati dei partenopei potrebbero chiedere per il Premier l'accompagnamento coatto. E ovviamente scoppia la polemica. Velleità golpiste, dicono nel PDL, che chiede nuovamente guardasigilli di inviare gli ispettori a Napoli. Da Bruxelles a Strasburgo, il martedì europeo di Berlusconi per illustrare i vertici dell'Unione e la manovra italiana, o per sfuggire alla giustizia, dicono i suoi oppositori. Prima l'incontro col presidente Van Rompuy, poi quelli con Barroso e Buzek. Per tutti un messaggio: l'Italia è un paese solido, in grado di onorare i propri debiti. E l'Europa risponde: misure sufficienti, ma devono essere rapide, rigorose. Poi la stoccata all'opposizione, critica la manovra per dare una spallata al governo, ma finisce per darla all'Italia.
e le opposizioni trovano una linea comune nel votare no alle misure della manovra, ma non poi per la prospettiva. Di Pietro resta solo con Vendola a votare la pregiudiziale di costituzionalità presentata dal suo gruppo. Un messaggio chiaro da parte di Casini e Bersani, con il segretario del PD che diserterà venerdì la festa dell'Italia dei Valori. I cinesi compreranno titoli italiani e placheranno l'oscillazione sempre più ampia dello spread tra i nostri BTP e Bund tedeschi. I padroni del quarto fondo sovrano dal mondo sono interessati al BOC Italia, ma oggi sono stati chiari. Pechino valuta solo l'investimento industriale e non l'acquisto di titoli di Stato. Sono pronto al processo, ma non ci sono gli estremi per chiedere il mio arresto. Marco Milanese si difende davanti alla giunta per l'autorizzazione della Camera, che domani si esprime, domattina, sulle misure cautelari chieste dalla Procura di Napoli. Il 21 settembre il voto dell'Aula. Ma arriva a sorpresa un no compatto della Lega, che sarà quindi assommato a PDL responsabili e sarebbe maggioranza per dire no all'arresto appunto di Milanese. Attacco kamikaze da parte dei talebani agli edifici del governo afghano, ma soprattutto del comando generale della NATO a Kabul. 5 ore di guerriglia, 6 morti, 15 feriti, l'attacco era stato annunciato via SMS. Buonasera, doveva essere la giornata di Berlusconi in Europa, Bruxelles e Strasburgo, e marginalmente anche la giornata in cui Berlusconi non ha ritenuto di farsi ascoltare dai magistrati napoletani. Ma è proprio da Napoli che arriva la notizia, a nostro avviso, più importante. 4 giorni di tempo, Berlusconi scelga uno di questi 4 giorni, scelga l'ora che vuole, ma si faccia ascoltare da noi, dicono gli uomini della procura, se no si potrebbe anche disporre l'accompagnamento coatto. A strettissimo giro di posta il Presidente del Consiglio invia ai magistrati napoletani la sua memoria e loro mandano a lui un atto di citazione notificato stamattina a Villa San Martino, Arcore. Un invito a comparire quale persona informata dei fatti davanti ai pubblici ministeri in una data compresa tra il 15 e il 18 settembre. L'atto è stato consegnato dalla Digos ad un addetto alla segreteria di Berlusconi, vista l'assenza del Premier che in quel momento era in viaggio per Bruxelles. La scelta della residenza di Arcore e non di Palazzo Chigi per la notifica della citazione dipende dal fatto che nella vicenda oggetto dell'indagine il Premier è coinvolto come parte lesa in forma privata. Come è noto, Berlusconi avrebbe dovuto essere sentito oggi dai magistrati napoletani, ma l'incontro è saltato per impegni istituzionali fissati dal Premier all'ultimo momento. Ai magistrati Berlusconi ha spedito un documento di 8 pagine con la sua firma in calce. Sul contenuto tacciono sia gli avvocati Ghedini e Cerabona che la Procura di Napoli. Il Presidente del Consiglio potrebbe aver ribadito quanto ripete da 3 settimane. I soldi, 800.000 euro in un anno, sono stati dati all'imprenditore barese Giampaolo Tarantini solo per aiutare una famiglia in difficoltà. Secondo la Procura invece si è trattato di un'estorsione. Per questo Tarantini è in carcere, la moglie è domiciliari, mentre il faccendiere ex direttore della Avanti, Walter Lavitola, è ancora latitante. La nota di Berlusconi contiene elementi difensivi a favore degli imputati Tarantini-Lavitola. Per questo la Procura ha depositato le carte al Tribunale del Riesame. Prosegue così il braccio di ferro tra il Premier e i magistrati napoletani. La memoria scritta del Presidente Berlusconi non basta ad evitare il faccia a faccia con i magistrati, dice il capo della Procura di Napoli, Lepore. Dopo aver indicato le 4 possibili date per ascoltare il Premier 15, 16, 17 o 18 settembre, i magistrati attendono una risposta. Se non dovesse arrivare, in casi diversi da questo, la legge prevede come estrema ratio l'accompagnamento coatto del testimone. Ma per un Presidente del Consiglio ci sono le opportune garanzie. Per Berlusconi sarebbe necessaria l'autorizzazione della Camera. Ma nessuno negli uffici giudiziari napoletani crede che si arriverà a tanto. Di fronte alla nuova presa di posizione della Procura campana, 2 parlamentari del PDL, Contento e Costa, sono tornati a chiedere un'ispezione ministeriale al guardasigilli Nitto Palma. Per i 2 deputati si tratta dell'ennesima violazione dei magistrati inquirenti napoletani. Infatti motivano la loro richiesta: l'accompagnamento coatto di un teste può essere disposto in casi estremi soltanto da un giudice e non da un PM. Ma per un caso che, come vedete, si fa più infiammato, ce n'è un altro che forse avrà un finale a sorpresa. Erano in molti a puntare sul fatto che Marco Milanese, il parlamentare del PDL vicinissimo a Tremonti, di cui è stato aiutante di campo,
diciamo così, per un lungo periodo, l'arresto fosse molto probabile nel voto dell'Aula. Invece, con ogni probabilità, non sarà così già domattina nel voto della Giunta che deve poi dare l'indicazione all'Assemblea di Montecitorio, perché la Lega, in una giornata che, come sentiremo adesso, è stata molto tesa riguardo proprio a Milanese, che ha parlato, egli stesso si è difeso davanti alla Commissione, alla Giunta, la Lega ha deciso che compattamente, insieme a PDL responsabili, voterà il no all'arresto. Contro di me un massacro mediatico. Sono pronto ad accettare il processo, ma l'arresto no, non ci sono i presupposti. In Giunta, autorizzazioni a procedere della Camera il giorno di Marco Milanese e della sua autodifesa. Ultimo step per cercare di evitare il carcere. L'ex braccio destro del ministro Tremonti parla per oltre un'ora davanti ai commissari della Giunta che domattina voteranno sulla richiesta di arresto arrivata dal Tribunale di Napoli. Prova a rintuzzare la valanga di accuse mossegli dall'imprenditore Paolo Viscione, la gola profonda dell'inchiesta che ha parlato di un fiume di denaro, di regali, di gioielli finito nelle casse di Milanese in cambio di favori. Viscione ha agito per rancore personale, dice il parlamentare PDL. Nega di aver mai dato notizie su inchieste in corso, risponde alle domande. La prima su quelle strane movimentazioni delle sue cassette di sicurezza. Gli inquirenti sospettano che lui le abbia svuotate di gran carriera la mattina stessa dell'arresto di Viscione, il 14 dicembre scorso. Nelle carte inviate ieri alla Camera, i magistrati napoletani sostengono che questo sarebbe più di un indizio. Solo una coincidenza non significativa, dice invece Milanese, che parla della casa di via Campo Marzio, da lui affittata e divisa per mesi con il ministro Tremonti. I lavori di ristrutturazione affidati a una ditta amica mai pagati sono passati 3 anni. Finora non hanno chiesto soldi, ha detto l'ex braccio destro di Tremonti, ma li pagheremo. Il ministro mi dava 1.000 euro la settimana in contanti, ma con Tremonti, aggiunge, ci diamo ancora del lei. All'uscita dichiarazioni di voto favorevoli all'arresto UDC e Finiani, pollice verso anche d'Italia di Valori e Partito Democratico. I colleghi del PDL voteranno contro l'arresto, voterà contro a sorpresa anche la Lega, che sarà determinante per il salvataggio. La Lega svende la sua dignità, dice Di Pietro, abbandona la battaglia per la legalità, dice la capogruppo PD nella Giunta, Marilena Samperi. A distanza risponde in serata Umberto Bossi, a me non piace arrestare la gente. Domani dunque il primo verdetto, l'ultima parola spetterà comunque all'Aula della Camera, giovedì prossimo, 22 settembre. Ma domani sera, con tempi record evidentemente, la Camera renderà definitive le misure della manovra. È questo uno degli impegni del resto che l'Europa ci chiedeva. Fate al più presto. E così è. Berlusconi lo ha detto senza giri di parole questa mattina a Bruxelles, che sia l'Europa a fissare l'età pensionabile uguale per tutti. È la seconda volta in meno di una settimana che il Premier invoca il vincolo esterno, il soccorso di quelli che in passato ha spesso definito con insofferenza lacci e laccioli. È il segno che il voto di fiducia della Camera, il varo definitivo della manovra da 45 miliardi saliti a oltre 50, non chiuderà domani la partita sul debito italiano. Nel PDL ne sono tutti consapevoli, compreso il Ministro dell'Economia, nonostante i leitmotiv di giornata da Montecitorio a via 20 settembre suoni così: domani si chiude, non ci sarà un'altra manovra. Una manovra infatti quasi certamente non ci sarà, ma un pacchetto di misure sì. Siamo pronti in tutti i casi ad intervenire, spiegano nel partito del Premier dopo un'altra giornata di tempesta per lo spread. Misure strutturali, sottolinea Osvaldo Napoli. Nei sussurri di palazzo il pacchetto ruoterebbe su 4 punti, sempre quelli: la riforma delle pensioni di anzianità, la patrimoniale, le privatizzazioni e quel condono tombale contro il quale alza le barriere il centrosinistra. I tecnici sono al lavoro su diverse ipotesi per ogni voce. Per le pensioni, politicamente una delle questioni più calde, circola una versione soft, l'aumento dell'età minima per la pensione di anzianità di un anno ogni anno. Garantirebbe risparmi di oltre 2,6 miliardi di euro fra il 2012 e il 2015. Per Berlusconi l'importante è far sapere che non è lui a voler procedere con il pacchetto, ma che è costretto dall'Europa, da Draghi e dal Quirinale, spiegano i suoi. Argomento che non funziona, osservano i centristi. Berlusconi
Meloni dovrà prendersi le sue responsabilità. Le opposizioni, insomma, non faranno sconti. Ma è un argomento spendibile con la Lega, che continua ufficialmente a mettersi di traverso. Oggi Umberto Bossi, tornato a Roma, ha mostrato il dito medio a chi gli chiedeva delle pensioni. Ma nessuno scommette che sia un gesto definitivo. L'importante è far passare l'appuntamento di Venezia, domenica, e la cerimonia alle sorgenti del Po, venerdì, e soprattutto la manovra. Poi si giocherà il secondo round. In fondo era il timing chiesto dalla stessa Lega, i due tempi, non tutto nel decreto. A quel punto, spiegano nel PDL, la Lega dovrà decidere mangiare questa minestra o far saltare il governo, e aggiungono, tenendo conto del fatto che la pressione del Quirinale sarà forte. Il capo dello Stato continua a seguire gli sviluppi a distanza, neppure troppa. Oggi ha ricevuto i presidenti dei consigli regionali, che lo hanno subissato di lamentele sui tagli agli enti locali. Elementi di preoccupazione. Nessuno sembra disposto a fare la propria parte nell'emergenza, il rammarico che filtra dal Colle. E il segretario della FIOM, Landini, è arrivato a chiedere a Napolitano di non firmare la manovra, provocando una risposta seccata e quasi irrituale. Allora, abbiamo già sentito quel che ha detto Berlusconi stamattina, ma sentiremo tra poco il resoconto con elementi importanti di questo doppio viaggio a Bruxelles e Strasburgo. Ma prima, per continuità, abbiamo sentito la manovra dal punto di vista della maggioranza, sentiamo le opposizioni. Perché è del tutto evidente. Opposizioni unite contro le misure economiche del governo, ma divise tra loro. O meglio, Terzo Polo e PD isolano Di Pietro, che resta solo a votare la pregiudiziale di costituzionalità presentata dal suo gruppo per affondare la manovra. Centristi e democratici, insomma, mostrano il profilo responsabile invocato dal capo dello Stato. Bocciano il decreto della maggioranza, ma non al punto da rischiare di affondare le misure che potrebbero salvare l'Italia. In realtà si tratta di cavilli. L'opposizione non ha i numeri in aula, ma la guerra di posizione serve a stabilire i rapporti di forza interni. Casini punta il dito. Non è assolutamente possibile che l'opposizione possa essere considerata parte di un disegno antinazionale. Se questa pregiudiziale fosse approvata, evidentemente si danneggerebbe gravemente il nostro Paese. Per questo noi la respingiamo convintamente. Come daremo un voto contrario alla manovra? Obiettivo: isolare Di Pietro e mantenere il PD come possibile interlocutore, al quale però non si fa nessuna proposta di matrimonio. Per Casini, infatti, sono apertissimi tutti gli scenari, compresa la mano tesa alla maggioranza per il post Berlusconi. Dal lato opposto c'è Di Pietro, che a sua volta incalza Bersani, tentando di chiuderlo nel recinto di un'alleanza a sinistra con lui e Vendola, e oggi a sua volta accusa. Con il concorso da Ponzio Pilato di una parte dell'opposizione, che dice che questa manovra è dannosa per il Paese, ma nello stesso tempo la valle la fa passare liscia. Ecco perché noi dell'Italia dei Valori, in modo forte e chiaro, diciamo che rispetto a una pessima manovra è meglio nessuna manovra. Il leader PD resta ai margini del ring, a distanza di sicurezza da entrambi i contendenti. Il partito appoggia il referendum elettorale sponsorizzato da Di Pietro in viso a Casini, ma nello stesso tempo, vista l'incertezza degli scenari futuri, continua a coltivare la speranza di una liaison con l'UDC, sponsorizzata soprattutto dagli ex popolari, ma non solo, insofferenti all'ipotesi di un'alleanza rossa. Veti incrociati che spingono Bersani a disertare la festa dell'Italia dei Valori, dove venerdì a Vasto Di Pietro aveva apparecchiato un incontro a tre con Vendola e Bersani. Il rischio per il segretario PD era quello di entrare single e uscire accasato. Allora, Berlusconi, e lui era l'epicentro della giornata, non è certo una novità. Ma cosa è successo davvero a Bruxelles e Strasburgo? Il nostro inviato. In 6 ore e mezza Berlusconi oggi ha illustrato ai vertici dell'Unione Europea la manovra italiana, un vero e proprio tour de force, cominciato alle 11 di stamattina a Bruxelles con il presidente stabile dell'Unione Europea, Van Rompuy. Un'ora di incontro e poi una dichiarazione congiunta, senza possibilità per i giornalisti di fare domande. Comincia Van Rompuy, che si felicita con Berlusconi per la manovra varata, misure, dice, ambiziose. Piace in particolare l'introduzione in Costituzione della regola del pareggio di bilancio e ringrazia il Premier per il suo contributo al dibattito sulla governance economica. Poi tocca a Berlusconi, che difende l'iter che ha partorito la manovra. A questo proposito ho spiegato al Presidente come non ci sia stata nessuna retromarcia nel percorso di approvazione di questa manovra. Io avevo avuto come Presidente del Consiglio dalla BCE l'indicazione di dover fornire il finale della manovra alla BCE stessa entro la sera del
venerdì. Si parlava di questo il martedì mattina, ho avuto 3 giorni e mezzo per arrivare a formulare una manovra molto pesante che nel suo totale riguarda 5 punti di PIL. E questi giorni sono stati impiegati nel decidere gli interventi, ma nel cercare l'assenso a questi interventi da parte delle forze sociali, i sindacati, la Confindustria, da parte degli alleati di governo, da parte di tutti i ministri. Chiede all'Europa di spingere i governi ad innalzare l'età pensionabile e poi attacca l'opposizione. In Italia in questo momento assistiamo ad un paradosso. L'opposizione, che pur condividendo questo obiettivo del pareggio di bilancio e pur condividendo di inserire l'azzeramento della norma sul deficit nella Costituzione, critica la manovra con un unico desiderio: dare una spallata al governo, senza rendersi conto che in questo modo darebbe una spallata all'Italia. Il Premier lascia Bruxelles, destinazione a Strasburgo, Parlamento europeo, dove si fionda nell'ufficio del Presidente della Commissione, Manuel Barroso. Il colloquio dura 1 ora. Niente dichiarazione congiunta stavolta. Barroso dirama un comunicato per elogiare la manovra per il pareggio di bilancio. Scrive che le misure italiane sono un buon passo per rimuovere gli ostacoli che limitano la crescita del Paese e lancia un monito ai nostri politici. Fate presto ad approvare la manovra, bisogna rassicurare i mercati. Berlusconi invece parla ancora, dice che la crisi è epocale, che bisogna far fronte alla concorrenza della Cina, dove ci sono più lavoratori, meno sindacalizzati e dove gli orari di lavoro sono più lunghi. E ancora attacca l'opposizione. Abbiamo bisogno di ridare ai mercati, che si influenzano l'un l'altro con gli articoli di giornale, con i comportamenti delle opposizioni nei vari paesi. Nel nostro non ne parliamo, perché abbiamo un'opposizione che fa di tutto per nuocere all'Italia soltanto per poter dare una spallata al governo in carica. La visita non è finita. Il protocollo impone un saluto al padrone di casa, il presidente del Parlamento, il polacco Buzek. Inizialmente l'incontro non era previsto, ma pressato dagli europarlamentari, Buzek ieri ha ritagliato 3/4 d'ora nella sua agenda. Berlusconi oggi non ha illustrato le misure alla Commissione economica dell'Europarlamento, come hanno fatto altri capi di governo. Ma il capo del PDL a Strasburgo, Mario Mauro, dice se lo invitano lo farà. Chi ipotizzava contestazioni da parte di singoli deputati per la vicenda del mancato interrogatorio è rimasto deluso. Persino l'arcinemico storico di Berlusconi, il socialista tedesco Martin Schulz, ha difeso la scelta di Berlusconi di illustrare la manovra Barroso e Van Rompuy. Schulz, che nel 2003 ebbe un memorabile scontro in aula col nostro premier, che definì il tedesco un capo nazista, oggi ammette: forse Berlusconi ha usato le istituzioni europee per i suoi fini, però lo ha fatto con eleganza. Curiosa coincidenza, oggi Schulz ha lanciato la sua candidatura per la presidenza dell'Europarlamento. Ma mentre Berlusconi era in giro per le istituzioni europee, la borsa andava su e giù e soprattutto lo spread sui nostri buoni. Chissà se a Berlusconi l'hanno detto, era da poco a Bruxelles e lo spread toccava il massimo storico da quando c'è l'euro. Il termometro del rischio paese non è certo un sondaggio, però raggiungeva i 408 punti e tornava a martellarci. L'Italia deve spendere il 4,08% di interessi in più rispetto alla Germania per convincere gli investitori a fidarsi del suo debito pubblico spacchettato in BTP. Quasi un dispetto. La manovra è stata fatta per placare gli appetiti dei mercati e per ridurre proprio quel maledetto differenziale che oggi invece ha spudoratamente superato i livelli che obbligarono il governo a scelte travagliate. Però poi, mentre le parole del Cavaliere cominciavano a fare il giro dei terminali anche nelle sale operative, la febbre scendeva sui 380-390 punti. Chi dice per merito proprio delle sue rassicurazioni, chi piuttosto per l'ennesimo dirigente acquisto da parte della Banca Centrale Europea. In ogni caso, interessi sempre alti e non bruscolini, come quelli che il Tesoro sborsa chi ha acquistato oggi il BTP a 5 anni. Altra asta rispetto ai bot di ieri, ma stessa storia. Rendimenti altissimi che passano dal 4,93 al 5,6%. Peraltro nel contesto di una domanda che ha più o meno soddisfatto il collocamento, senza esagerare, cioè non c'era la fila. In borsa si è comunque tirato un sospiro di sollievo, non era scontato. Per tutto il giorno i grafici sembravano banderuole, hanno fatto su e giù.
Volatilità si chiama così, montagne russe volgarmente. I listini hanno chiuso decisamente in rialzo, Milano sopra i due punti come Madrid, Francoforte e Parigi un po' sotto. Al di là del rimbalzo tecnico, funziona come una molla, e del buon andamento di Wall Street, e lei comanda sempre, Piazza Affari sembra aver gradito la possibilità che chi ha tanti soldi come la Cina possa fare shopping da noi. Il listino francese, ieri massacrato per un rischio default greco che risucchierebbe le sue banche, si è avvantaggiato invece delle indiscrezioni su una nota congiunta Sarkozy-Merkel. Non è mai arrivata, però domani i due si riuniranno in conference call con Papandreou. A Londra i bookmaker danno per certa al 98% l'insolvenza di Atene. Loro pensano in sterline, ma l'euro, oggi sopra gli 1,36 dollari, se la giocherà fino in fondo. Devo dare una notizia che le agenzie non hanno ancora battuto, ma che abbiamo verificato. Sarebbe in corso l'interrogatorio da parte dei magistrati napoletani Curcio e Piscicelli dell'onorevole, quindi un interrogatorio, un'audizione sarebbe meglio dire, di Niccolò Ghedini, il legale, come si sa, parlamentare, che è anche legale di Silvio Berlusconi. Questa è la notizia, ovviamente saremo particolari, ve li daremo. Restiamo però alla materia che più è scottante in questi giorni, che fare con tutto il nostro debito e con la situazione dei nostri buoni del tesoro, che si fanno sempre più onerosi dal punto di vista degli interessi, come abbiamo appena visto. Da ieri sera il più autorevole quotidiano finanziario del mondo, il Financial Times, ha lanciato la notizia che c'erano i cinesi, un grande fondo cinese pronto ad accollarsi una parte del nostro debito. Oggi la notizia si è in parte ridimensionata. La Cina avanza a colpi di shopping. Dopo le indiscrezioni del quotidiano britannico Financial Times su un possibile acquisto di titoli di Stato italiani da parte del China Investment Corporation, uno dei maggiori fondi sovrani al mondo, è proprio il Ministero degli Esteri di Pechino che oggi smorza i toni. La Cina è interessata ad investimenti industriali, dice, non a comprare i titoli di Stato. Il fondo sovrano cinese è innegabile, è una potenza, gestisce un patrimonio di 3.200 miliardi ed è nato solo pochi anni fa, nel 2007. Secondo il Financial Times, controlla il 4% dei 1.900 miliardi di debito italiano e potrebbe comprare di più. Senza contare che anche circa un 20% del debito americano sarebbe in mano cinese. Da Roma arrivano smentite sull'interesse cinese per i titoli di Stato italiani. La commissione in Italia della delegazione cinese non aveva lo scopo di acquistare i nostri BTP. L'incontro è servito per mostrare a Pechino quali investimenti industriali fare. Per questo i cinesi, lo scorso 6 settembre, oltre a Tremonti e Matteoli, avrebbero anche incontrato i vertici della Cassa Depositi e Prestiti, cosa che ha sollevato una nuova ridda di voci, sintetizzabile nel grido d'allarme: l'Italia vende i suoi gioielli, vale a dire Eni, Enel, Terna, Finmeccanica, aziende di cui il Tesoro detiene quote di controllo. È escluso, dicono alcune fonti di governo, perché basterebbe cedere un altro 1% per mettere a rischio il controllo. E in serata ce lo conferma anche il sottosegretario Antonio Gentile, che aveva chiaramente messo le mani avanti. L'Italia non ha chiesto alcun aiuto particolare alla Cina, ha detto, la domanda dei nostri titoli di Stato tiene. Gli analisti americani, giudicandola deludente, sono scettici sull'acquisto di titoli del fondo sovrano cinese. Resta il fatto che Pechino in portafoglio ha parecchi soldi e vuole aumentare i suoi investimenti in euro, visto che il grosso ce l'ha in dollari. A livello internazionale la giornata è stata scandita dalle notizie drammatiche che arrivavano da Kabul. Si sa che l'Afghanistan è tutt'altro che pacificato, ma si pensava che almeno la capitale fosse al riparo dalle incursioni dei talebani. Invece c'è stato un vero e proprio attacco organizzato contro i centri del potere nella capitale afghana. E il vero centro del potere non è la residenza del presidente Karzai, ma il comando generale della NATO. È durato più di 5 ore l'assedio di un gruppo di terroristi al centro di Kabul. Un attacco coordinato nel cuore della capitale afghana, dove ci sono le ambasciate, compresa quella italiana, gli uffici governativi e la sede del comando NATO. È il più grave attacco da mesi, subito rivendicato da un portavoce talebano. È chiaro, spiegherà più tardi il segretario generale della NATO Rasmussen, il tentativo di mettere alla prova il processo di transizione che comunque, ha chiarito, andrà avanti. Entro il 2015, infatti, le forze della coalizione lasceranno il paese totalmente nelle mani delle autorità afghane. Kabul oggi ha vissuto ore di terrore. Il primo kamikaze si è fatto esplodere nel primissimo pomeriggio nella centrale piazza Abdulak, non lontano dal quartier generale delle forze ISAF.
Intanto almeno 5 terroristi entravano in questo palazzo in costruzione, un edificio destinato ad accogliere gli uffici dell'ambasciata statunitense. Hanno lanciagranate, Kalashnikov e giubbotti esplosivi, sparano all'impazzata sui palazzi circostanti. La sede diplomatica USA, distante 300 metri, viene evacuata. Intanto un altro kamikaze tenta di entrare nel palazzo della polizia di frontiera, nella zona ovest della città, dove ha anche sede il Parlamento. Vuole fare una strage, ma viene bloccato e si fa subito saltare in aria, uccide 4 poliziotti e 2 passanti. Per le strade di Kabul si spara fino a sera. I cecchini, asserragliati nel palazzo in costruzione, ingaggiano una sparatoria di ore con le forze di sicurezza afghane, appoggiate dagli elicotteri della coalizione. Il bilancio sarà di 6 morti e almeno 15 feriti. Non ci faremo intimorire da questi attacchi codardi, è il commento di Hillary Clinton. Da quando a luglio la NATO ha iniziato il ritiro progressivo delle sue truppe, in Afghanistan gli attacchi talebani sono aumentati e quest'anno c'è stato il numero più alto di vittime dall'inizio della guerra, nel 2001. Allora, tra poco in 8:30, ospiti di Lilli Gruber, ci sono un ministro, Rotondi, e una esponente dell'opposizione, che peraltro era a Bruxelles e forse può raccontare di cosa è davvero successo con Berlusconi, Deborah Serracchiani. Noi ci fermiamo. Le ultime notizie riguardano la borsa di New York, che è in positivo, 0,63 l'indice Dow Jones, 1,60 il Nasdaq. Dopo di noi, come detto, Lilli Gruber, 8:30 con Rotondi e Serracchiani. Buonasera, domani.